Partiamo da questa immagine che mette Max. Visto, Il cavolo, mi nostro piangeva. grande bomber. Arriva il giorno di decidere l'addio al calcio. L'hai Gonzalo tirato oggi. Higuaín. Io mi sono messaggiato prima con lui. Ah, sì. Gli ho detto, caro bomber, oggi sono triste perché uno dei centravanti più forti del mondo smette di giocare, no? E lui mi risponde, che carino, ti voglio bene, grazie. Io ho detto, quando ci vediamo, andiamo a cena, vediamoci un attimo, quindi. Però dispiace perché quest'anno sta andando alla grandissima, perché lo sto guardando nell'MLS con l'Inter Miami. Fa gol su punizione, fa gol, cioè, proprio veramente sono rimasto male anch'io di sentire questa notizia qua. Dispiace Io penso che perché. noi, io, te e Nick stiamo male. Qualcuno sta soffrendo anche, Sì, penso. Penso io, sì, già lo guardo dalla faccia. sì, Noi sì. stiamo male perché, poi lei, lascio la parola a te, a Nick. Io ho avuto la fortuna di giocarci con lui quando aveva 20 anni. Parto dal presupposto che è un ragazzo con un cuore d'oro, fantastico, favoloso. Ha attraversato un periodo anche della sua vita abbastanza particolare, che non sto qua a dire niente perché ha avuto dei problemi, però lascia, io penso, uno dei migliori centravanti degli ultimi 20-30 anni, quelli che piacciono soprattutto a me, i Lewandowski, Benzema, Higuain, Ibrahimovic, come un denominatore, qualità allo stato puro. Lui lascia veramente un'impronta pazzesca. E io più i giorni passano e più divento più triste perché stanno lasciando tutti i giocatori che piacciono a me e il calcio sta andando in una direzione che a me piace poco. Perché Ibra prima o poi lascerà, lui lascerà, è andato in Uruguay, Luis Suarez, Benzema, godiamocelo con Lewandowski, 1 o 2 anni ancora. Cristiano Ronaldo, anche se tra virgolette non mi esalta, però anche lui ha fatto la storia del calcio, sta andando nel dimenticatoio, che sta smettendo, non nel dimenticatoio, che sta smettendo. E il calcio adesso sta venendo fuori in un'altra situazione, un'altra maniera. Calcio che tanta quantità, tanto agonismo, tanta corsa, tanto furore, però meno qualità. Io voglio dare un abbraccio grande, veramente di cuore, a lui, a tutti i suoi cari, gli voglio veramente bene. Spero di incontrarlo presto perché con lui mi sono tanto divertito, sia in campo che fuori. Pipa, un bacio grande a te e alla tua famiglia, ti voglio bene. Quali sono le motivazioni, Lele, perché ho È visto arrivato al capolinea secondo lui, è 36. arrivato alla fine. Non c'è una motivazione particolare. Se avevo È stata letto una una. pagina della sua vita che ha detto che si è goduto tutto, è stato fortunato nei momenti Privilegiato. belli, anche quelli meno belli. E è una pagina che viene un libro che si chiude, se ne apre un altro, semplicemente così. Camel? No, mi dispiace perché è un grandissimo lui, un top player lui, no? Come diciamo noi. Quindi, come dice Antonio, quando gli ultimi un po' della nostra generazione, no? Stanno smettendo, no? Oramai ce ne sono quasi pochi. Ibra, il Chiello è andato via, insomma. Praticamente non c'è più nessuno, no? Quindi dispiace, poi sono bravi ragazzi, no? Quindi quando li vedi smettere ti dispiace, perché soprattutto sono bravi ragazzi, sai, poi il giocatore quando arriva un punto non può più giocare, però sono tutti bravi ragazzi, no? Quindi dispiace. Nick. Ti facevo quella domanda perché apprezzo tantissimo quando uno capisce, come ha detto Bobo, cavolo, stava facendo gol, comunque stava giocando, quindi capisci che è il momento di smettere. Antonio ha avuto la fortuna di allenarsi, di vederlo. Al Real Madrid veniva Oh. magari offuscato qualche Oh, volta, io lo Nick. vedevi che era forte, però quando lo mette a Napoli, alla Juve, dove cavolo lo mettevi, l'ho apprezzato ancora di più, lo vedevi ancora di più nella Ma leadership, al Real nelle Madrid, qualità. e poi lascio la parola a lei, perché il discorso poi lo devi prendere te, perché è stato uno della tua squadra, amato, osannato, ha fatto gol anche maledettamente contro la mia squadra, poi lascio la parola a te.
calcola che quando lui è arrivato a 20 anni, quel gennaio lì, lui penso che ha fatto due o tre presenze, perché il titolare era Ronaldo il fenomeno, Van Nistelrooy in panchina e lui era terzo. Però se tu lo vedevi come calciava e come si muoveva, quello che poi hai visto tutta la sua carriera. E c'è stato un periodo, l'epoca Mourinho, che giocava lui o Benzema, uno dei due. Non parliamo del primo scappato di casa, come piace dire a me questo periodo qua, un primo scappato di casa adesso a sinistra. Se l'è giocata con Benzema, gioco io, giochi te, gioco io, giochi te. Poi è arrivato a un certo punto, lui ha avuto l'offerta e se n'è andato via. Però, come ha detto Bobo, piange il cuore perché tutta questa generazione di qualità assoluta, qualche tempo fa, due anni fa, si è messo anche Agüero, tutti questi giocatori qua, di argentini, perché poi, tra virgolette, può arrivare anche fra un anno, il tempo di Di Maria. Spero in eterno anche, come ha detto Scaloni, godiamocelo, perché sarà come Federer, che non capiterà mai più di vedere una roba del genere. Il più grande della storia, prima o poi smetterà. Io ho visto tanti giocatori, soprattutto argentini. C'è stato un periodo, Nick, non so se tu te lo ricordi bene, Bobo ci ha giocato contro, e Lele pure. C'era un giocatore, l'idolo del re, di sua maestà, che era Aymar. Col Valencia. Certo. Quando io vedevo giocare lui, ragazzi, c'erano dei giocatori fenomenali in quell'epoca nostra, però adesso comunque, stiamo andando in un'altra zona. Raga, ditemi se ho ragione o no, l'Argentina ha avuto, come il Brasile, migliaia di giocatori, comunque ha vinto poco, nei mondiali ha sempre fatto poco per le squadre che aveva, è vero o no? Bellissimo. Perché ragazzi, ma possiamo tirare fuori i giocatori ogni 5 secondi e sono tutti dei fuori classe, sono tutti dei fenomeni, ma ce ne sono centinaia, ma tanti, è incredibile. Dalla metà campo in su, roba incredibile. C'era un periodo che c'era, tra virgolette, quando giocavamo noi, c'era Verón che prima giocava da mezza punta, poi è andato un po' più dietro, eccetera. Gallardo, che era l'altro 10, fantastico, Ortega, Redondo. Aymar, no, Juan Román Riquelme, dico tutti i numeri 10, sì. C'erano dei numeri 10, lei l'altra volta si è lasciato andare, quando ha detto, cioè, mi ha ricordato, anzi, me lo ha detto perché io non mi ricordavo, la migliore Argentina della storia, hanno detto, è stata quella di Bielsa alle qualificazioni, o dico una cazzata, Lele? È stato quello, è stato assolutamente quello, ha battuto ogni record. Tutti i record, e probabilmente Scaloni li passerà adesso, però ha fatto un calcio fantastico, poi è arrivato al mondiale e hanno fatto male con Bielsa in campo, però Bobo quel periodo là c'erano dei giocatori, Claudio Lopez, Crespo, adesso ma tutte le parti, me ne dimentico tanti, ma c'erano dei giocatori a dir poco fantastici, e come hai detto te Bobo, hanno vinto pochissimo, solo una Coppa America adesso l'anno scorso e niente di che, però c'è stato la generazione dorata. Lele, io voglio lasciare la parola a te. No, guarda, il discorso è questo, partiamo da Aymar, da Pablito Aymar, che è il giocatore che gli dà l'assist per il suo primo gol in nazionale, 10 ottobre 2009, alla Bombonera, Argentina-Perù, è il giorno di San Daniele, quindi il mio onomastico. Io Pipita lo ringrazio e basta, posso solo ringraziarlo perché è stato forse il giocatore che più mi ha rappresentato nel mio secondo percorso professionale di vita, che è quello del commentatore. Penso di poter dire questo. Cioè è stato il calciatore che mi ha dato più gioia a raccontarlo, raccontare il calcio, che era una cosa che mentre giocavo non avrei immaginato di fare, anche se era nella mia natura e nella mia indole e nel mio interiore. Però poi dopo, quando smetti di giocare, quindi ho smesso in Serie A nel 2008 e mentre vado a chiudere la mia carriera con gli amici nel paese, per rispetto della mia storia, torno nel paese, mi avvicino al calcio raccontato e quella fu una delle serate più magiche della mia vita, con il gol poi di Palermo davanti a una pioggia biblica. Lui fa il suo primo gol in nazionale, al debutto in nazionale, su palla
del passasso Aimar, bellissimo, proprio ricordo, perché poi l'ho sentito 100 volte con la telecronaca argentina, è proprio quel movimento de media vuelta, che è stato un termine che io ho usato spesso, essendo come, avendo come riferimento il racconto argentino, che è il migliore del mondo senza discussione. Ci sono delle finezze, soprattutto nelle rifiniture, che sono proprio fatte per essere raccontate dagli argentini. E secondo me Gonzalo Higuaín racchiude perfettamente il calciatore argentino, arrivo a dirvi il 9 argentino. Quel 9 che dopo, diciamo così, probabilmente il miglior centroavanti che ha avuto l'Argentina, che ha avuto la storia del calcio argentino, che è Batistuta, ha avuto questa evoluzione dove secondo me il Pipita è stato il vero artefice. È stato quello che ha portato il ruolo del centroavanti, no? Rioplatense nella modernità. Quindi lui da River, altro motivo per il quale sono innamorato da sempre di lui, nasce 9-10, fa gol di tacco al Superclassico prima di andare a Madrid al Monumental, e va via giovane, e quando arriva in Italia io sento come un completamento del mio percorso post calcio, cioè godermi il racconto attraverso le sue gesta, e credo che non dimenticherò mai l'emozione di quel, di quella tripletta che l'ha fatto diventare miglior cannoniere della storia della Serie A, pari a Immobile senza rigore, esatto. Cosa hai fatto quel giorno, Lele? E quando adesso la mandano, e io l'ho risentita pochissime volte, perché è difficile risentire le emozioni. Tu puoi risentire un racconto analitico a livello lessicale, ma le emozioni non le puoi risentire, perché sono figlie di quel momento. E fu la volta che... dopo ce ne sono state altre 3 o 4, ma da un punto di vista della mia sorpresa nella postazione e commento è stata la volta che più mi ha travolto, sempre per quel discorso di mistica. Anche lì, in quel secondo tempo, piove allora San Paolo, ora Maradona, col Frosinone, e la palla, quando la comincia a scambiare, aveva già fatto 2 gol, con Mertens al limite dell'area, sembrava che la palla dovesse fermarsi in una sorta di sospensione del tempo tra i difensori del Frosinone che non hanno accorciato, e lui che doveva girarla. La palla è andata morbida tra la mano del portiere distesa e la traversa. È stato proprio lì, proprio un attimo prima che la palla entrasse, che mi sono lasciato andare, perché era come un disegno che io avevo già visto mentre smettevo di giocare e cominciavo a raccontarlo il calcio. Quindi io posso solo ringraziarlo, perché mi sento partecipe accompagnandolo il suo percorso, ok? Ho cercato di accompagnarlo per celebrare uno dei centravanti che è all'apice della carriera. Secondo me lui ha avuto un attimo, ragazzi, un attimo veramente che non aveva nessuno più forte di lui. Quando si diceva Lewandowski, Benzema, Agüero, lui, veramente uno poteva andare per gusti, ma lui, ci sono stati quei 3-4 anni in quell'Argentina, che secondo me non ha raccolto nulla e aveva quella generazione di fenomeni che è durato un ventennio, e lui ci ha fatto parte per 10 anni abbondanti, lui è stato uno dei centravanti più moderni e più completi, perché aveva tutto del calcio e l'abbiamo vissuto. Buona seconda parte di avventura, Pipita. Esatto.